to try to please me. And if I let me down before, even trying, you're too familiar. Heard I don't see you anymore. I wouldn't leave you in time of trouble. We never could just come this far. I took to good times, I fled to bad times. I just don't want to wear you. We're trying to trouble. We never come this current this far. I took a good time, I'll take to bad times. I'm an a nursing to care. Whoa. I don't want to leave her. I said I love you, and that forever, and it's a promise for your heart. From your heart, say they love you any better. I love you just the way you are, just the way you are. Thank you very much. Buonasera, ciao Riccardo, bravissima, bellissima Stefania. Tu, ti saluto, grazie, ciao. Per aver ci aperto, vediamo la nostra serata. Ci vediamo prossimamente. No, tu rimani qua con me, benvenuti a tutti voi e grazie ancora a Riccardo che ha aperto questa nostra puntata davvero molto speciale di Seven Live con la sua splendida voce. Lui ci ha cantato un brano di Barry White e ricordo anche che Riccardo è il leader, il cantante di un noto gruppo anni 70, i Nuovi Angeli, e tra i loro brani più conosciuti ricordo Donna Felicità e Singapore. Beh.
non proprio il leader, perché il leader però, dei Nuovi Angeli, insomma, qui presente questa sera, lo presentiamo dopo, e da un anno sono diventato lead vocal della band I Nuovi Angeli. Molto bene, molto bene, quindi insomma sei un artista davvero completo, direi. E insomma io sono contenta di ritornare a lavorare con te, Riccardo, è la seconda volta che insieme al tuo staff venite a trovarci qui a Seven Live e, come già vi ho annunciato, per una puntata davvero molto particolare, perché Seven Live torna ad occuparsi del mondo della moda e della bellezza, perché questa sera ospiterà la finale regionale Piemonte del concorso internazionale Miss Mondo e quindi non poteva assolutamente mancare il presentatore ufficiale di questo importante concorso di bellezza, Riccardo. Grazie Stefania, beh, grazie, grazie a tutti. E per noi, lo dico senza retorica, siamo arrivati a un traguardo molto importante, perché questa sera insieme a te e al tuo meraviglioso staff, insieme realizzeremo quella che è la finale Regione Piemonte di Miss Mondo Italia, la sfida italiana 2013. Siamo stati itineranti per tutta la regione, siamo partiti a ottobre, questo è un traguardo importante. Miss Mondo, tu devi sapere Stefania, ma tu lo sai già, lo diciamo a loro, che Miss Mondo è la più antica manifestazione di bellezza. È nata nei primi anni 50 in Inghilterra ed è rimasta in peritura nel corso degli anni, ancora oggi, anzi, quanto mai importante. E un altro aspetto molto particolare è che l'Italia non ha mai vinto. No. Nel 2000 Giorgia Palmas sfiorò la vittoria arrivando seconda, però non abbiamo mai portato una vittoria a questo importantissimo concorso di bellezza. E la finale Regione Piemonte la facciamo insieme questa sera, a metà giugno a Gallipoli, dove c'è la casa madre di Miss Mondo Italia, si svolgerà la finale italiana, mentre per settembre la finale internazionale in quel di Jakarta in Indonesia, quindi all around the world. Un gran finale davvero, un gran per soirée. Questo concorso, no? E allora noi insomma adesso iniziamo, Riccardo, appunto con la finale regionale Piemonte di Miss Mondo. Ricordo a tutti voi che ci sono 16 ragazze che sfileranno questa sera e insomma adesso è arrivato il momento. E queste di... 16 ragazze sono coloro le quali hanno vinto il primo posto durante tutte le selezioni che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco. E ben 6 le manderemo alla finale nazionale di Gallipoli. Quindi insomma un bel gruppo piemontese. Cospicuo. Presentiamo allora la giuria, Riccardo, è arrivato a questo momento, no? Assolutamente. Dopo aver spiegato a tutti voi un po' come funziona questo concorso, passiamo alla presentazione della giuria, che avrà appunto il compito di votare le loro concorrenti preferite. E partiamo con te, Riccardo, chi abbiamo? Allora, abbiamo 6 giurati che avranno l'arduo compito di decidere chi tra le nostre bellissime ragazze andranno a Gallipoli, infatti, e poi speriamo anche a Jakarta. Io partirei a presentare il responsabile della ortopedia Atena, Corrado Iozzelli. Un applauso. Benvenuto Corrado, grazie per essere qui con noi. E poi passiamo a Luca Borsato, country manager di Restart Italia. Un applauso anche a Luca. Al centro della giuria, il personaggio di spicco che rappresenta la giuria di questa sera, l'abbiamo citato prima senza nominarlo, il leader del noto gruppo anni 70 Nuovi Angeli, Valerio Liboni. Ciao Valerio. E poi proseguiamo con Luciano Gemello di Palestre Torino. Un applauso. Buonasera, per Luciano. Luciano, benvenuto. E abbiamo il responsabile di Viasat, l'azienda leader nella tecnologia per la sicurezza, Roberto Cortesi. Benvenuto anche a Roberto. E diamo anche un caloroso benvenuto a Lele Boccardo, scrittore. Benvenuto Lele. Il nostro Lele, fidato presidente di giuria. Molto bene, molto bene. Tra l'altro, cara Stefania, essendo una serata estremamente importante di peso, abbiamo per la prima volta una giuria suddivisa su due situazioni logistiche differenti. Abbiamo questa giuria poc'anzi enunciata, ma abbiamo anche una giuria tecnica che invece è seduta nella parte in proscenio, diciamo, della nostra platea. Giusto. Che sono i titolari di diversi negozi del gruppo
Unite by Franco Corletto. Un applauso a tutti loro. Certamente. Anche loro avranno un peso nel andare a poi annunciare, a decidere, sì, chi mandiamo a Gallipoli, insomma. Avranno un peso molto importante. Assolutamente. E adesso però, Riccardo, è arrivato il momento, prima, sì, di partire poi con il nostro concorso di bellezza, sì, di chiamare qui con noi sul palco un ospite molto importante, che fra l'altro è legato a uno dei nostri giurati. Sto ovviamente parlando di Walter Iozzelli di Ortopedia Atena, che accogliamo con un grande applauso. Ah, abbiamo Walter. Qui con noi. Ma dov'era? Sì, eccolo qua. Ah, Walter, buonasera. Dietro Walter, alle come stai? Nostre quinte, benvenuto. Prego. Mettiti in mezzo a noi. Allora, Walter, appunto, sei venuto a trovarci questa sera, non potevi mancare in questa serata dedicata alla moda e alla bellezza. Corrado è addirittura in giuria, quindi ha questo arduo compito. Però io volevo che tu ci parlassi invece di Jenny Mobility, una, sì, novità della tua azienda Ortopedia Atena, che avete tra l'altro sponsorizzato da poco tempo. Avete fatto un evento proprio in collaborazione con Seven Live. Allora ci muniamo solo di microfono, sì, Riccardo. Assolutamente, grazie. Subito. Faccio così, anche il valletto. Ecco, sono pronto a fare Sanremo al prossimo, giusto, anno. È giusto. Dovrebbe anche essere acceso. Molto bene. Vuoi dirci qualcosa di questo evento e anche di Jenny Mobility? Di che cosa si tratta? Sì, allora, innanzitutto Jenny Mobility è un brevetto mondiale, non è mai esistito nulla di simile e negli ultimi 4 anni è stato messo a punto. Offre la possibilità a chi è affetto da disabilità o semplicemente abbia una ridotta autonomia di muoversi liberamente, di riprendere i propri spazi con semplicità e autonomia, in quanto è un'apparecchiatura che ha circa 40 km di autonomia ed è realmente inarrestabile. Ma rispetto a tutte le parole che si possono fare, noi invitiamo veramente le persone a venirla a provare. Sì, basta una telefonata, assolutamente si apprezzano le caratteristiche. Chi era presente all'evento le ha provate tutte, colline, sabbia, asfalto, tutto, e ne ha veramente apprezzato le caratteristiche. Chi non avesse avuto la fortuna di venire all'evento, lo aspettiamo. Ma certamente. Allora io ti ringrazio, Walter, per averci parlato di Jenny Mobility. Ti congediamo. Grazie ancora, alla prossima. Grazie. Grazie. Molto bene. Molto bene. E adesso andiamo in... No, adesso abbiamo ancora un lancio importante, un Riccardo. Altro lancio. Abbiamo un altro lancio. Il lancio col paracadute. No, il lancio di Restart Italia, che verrà a presentarci Chiara Galasso. Ecco Chiara. Ciao Chiara. Allora, prego. So che hai un annuncio importante da farci, esatto, ovvero Restart Italia, allora a te il palco. Vorremmo presentare la nuova bevanda denominata Restart, unica al mondo e non ancora presente sul mercato italiano. La commercializzazione di questo drink verrà avviata nel mese di giugno. Restart non è un energy drink, non contiene caffeina e taurina, ma è l'unica bevanda contenente un mix di vitamine, fruttosio ed altri componenti naturali in grado di ristabilire il metabolismo ottimale del corpo. Una lattina da 250 ml, bevuta durante o dopo l'assunzione di alcolici, facilita il processo di disintossicazione dell'organismo, neutralizzando i radicali liberi e rigenerando il fegato. Le sostanze attive della bevanda riducono la fatica, garantendo una buona dormita e un fresco risveglio mattutino, prevenendo tra l'altro l'insorgenza dei ben noti sintomi post-alcolici, ovvero nausea e mal di testa. La bevanda Restart non esercita i propri effetti positivi solo in relazione al consumo di alcolici, ma ottimizza le funzioni del corpo grazie alle proprietà delle vitamine, complesso B, C ed E, e dal contenuto di miele che la rendono un drink. È altamente consigliato a sportivi, manager e studenti, ma non solo. Per chi fosse interessato ad acquistare questa nuova bevanda, è possibile contattare il numero 011 088 2088 oppure il sito www.restartdrink.net, oppure inviare una mail all'indirizzo info@restartdrink.net. Insomma, cosa aspettate? Provatela. Grazie. Grazie Chiara. Particolare. Se ho ben capito, quando una persona ha assunto un tasso alcolico superiore, questo te lo fa ridurre? Esatto, esattamente. Ah, mi sa allora che prenderò in seria considerazione il... Andiamo a berla, andiamo a provarla adesso, Riccardo, e però salutiamo tutti i nostri telespettatori. Sì.
perché ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità. Sì, ma pochi minuti, dopo ci siamo ancora con voi, siamo appena all'inizio. A dopo. A dopo. Ciao. Devo restart perché mi piace. Restart e riparti alla grande. Restart. Let's restart. Atena, laboratorio ortopedico Torino, offre a tutti la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Da Atena potrete trovare busti, tutori, corsetti, protesi, letti per lunghe degenze, deambulatori, carrozzine, plantari curativi e per lo sport, calzature ortopediche predisposte a plantare e su misura. Atena, laboratorio ortopedico, ha 3 sedi a Torino. Per conoscere il punto vendita più comodo per le vostre esigenze, chiamatelo 011 221 60 60. Atena, essere benessere. Ben ritornati a questa puntata speciale di 7 Live dedicata al mondo della moda e della bellezza. Infatti questa sera 7 Live ospita la finale regionale Piemonte del concorso internazionale Miss Mondo, e prima di vedere la prima sfilata delle ragazze io vi chiedo solo un po' di attenzione perché vi devo parlare di un nostro importante sponsor, Marpel 2. Dedichiamo ora un momento ad un nostro tradizionale sponsor, appunto Marpel 2, pellicce, accessori ed abbigliamento in pelle di Torino. Il nostro staff si rivolge sempre a Marpel 2, dove incontra qualità, cortesia, novità, stile e grande competenza. Un consiglio, andate a visitare il negozio Marpel 2 in corso Sebastopoli per vedere direttamente le splendide collezioni 2013. Marpel 2 è anche servizio custodia, riparazione e trasformazione. Marpel 2, pelle e pellicce a Torino vi aspetta. Quindi grazie per l'attenzione per Marpel 2, e adesso noi appunto proseguiamo con la nostra serata e richiamo con me Riccardo. Eccolo qua. Ciao Riccardo. Ciao Stefania. Eccoci qua. Da quanto tempo? Da quanto tempo? Quanti minuti? Allora, siamo giunti a una parte fondamentale della serata. Le nostre ragazze stanno scalpitando dietro. Sono già pronte. Sono pronte. E c'è un po' di tensione, ma è normale. Insomma, per loro è un momento molto importante. Allora, adesso assisteremo alla prima uscita, perché ne faranno due. La prima uscita, le nostre 16 ragazze, o come avrebbe detto il grande Macaro, re della rivista, 32 gambe 32, con un abito casual, con la maglietta Born to be a Miss, nata per essere Miss. E quindi vediamole. La giuria è pronta, il pubblico anche. Assistiamo alla prima uscita delle nostre Girls Miss Mondo 2013, la sfida italiana. E voilà. La prima ragazza che si appresta ad uscire si chiama Federica Toss, è 19enne, alto 1,71 m, ed un meraviglioso segno zodiacale, quello della Vergine, che sarebbe anche il mio. Proviene da Vinovo. Pensate che lei è una studentessa di management ed economia, perché giorno d'oggi giustamente la bellezza bisogna accompagnarla anche con la cultura e con lo studio. Lei ha partecipato ad alcuni importanti concorsi di bellezza, tra cui The Look of the Year e Miss Oltreoceano. È indossatrice, fotomodella e modella come professione, è una ballerina, tra l'altro. Tra i suoi hobby c'è quello di sciare e viaggiare, a chi non piace viaggiare, insomma, e di se stessa lei dice di essere ambiziosa e decisa. Quindi un caratterino tutto pepe, la nostra Federica Toss. Complimenti Federica, anche alla mamma direi, perché insomma, assolutamente. La numero uno, lo diciamo per i giurati. E invece adesso è arrivato il momento della numero due, lei è Giulia Attanasio. Ecco Giulia, un applauso per lei. Giulia ha 21 anni, è alta 1,79 m, è originaria di Lecce, ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Fa anche la trapezista. Come passione, ma
insomma, cose che succedono. E è appassionata di musica, dice che è abbastanza disordinata questa Giulia. Un po' disordinata. Bene, e passiamo da una bellezza mediterranea come Giulia a una bellezza un po' più nordica. La numero 3, Carolina Aliberti. Ecco Carolina. La nostra Carolina Aliberti, 19enne, è alto 1,75 m, cara Stefania, è del segno zodiacale dei pesci, lei proviene da Moncalieri, è studentessa di ragioneria, tra i concorsi ufficiali a cui ha preso parte c'è quello di Miss Padania, come mestiere esercita quello di indossatrice e fotomodella, ha due grandi passioni, entrambe legate all'arte. No, l'applauso facciamo, non dobbiamo avere inibizione, prego. Timore, non dobbiamo avere su timore. Via! Carolina ha una passione per l'arte a livello cinematografico e pittorico. Di lei dice di essere assai spignola. Complimenti Carolina, molto bella anche lei, direi che dici tu. Molto, sono tutte davvero molto belle. E adesso è il momento di un'altra bella, la numero 4, Glidiola Azulay. Ecco Glidiola. Benvenuta. Glidiola ha 20 anni, è alta 1,70 m. Ed è il segno zodiacale della Vergine, è residente a Torino. Ha partecipato anche lei a numerosi concorsi di bellezza, ricordo La Bella e la Voce, fa la fotomodella. E insomma, cos'è scritto qua, Riccardo? Io scrivo in cirillico o in aramaico antico. Infatti. Lei frequenta la palestra. È razionale e pacata. Ah, ecco. Quindi un bel mix, razionale e pacata. Le sue caratteristiche sono queste. Complimenti anche a Glidiola. Devo dire che il segno della Vergine va per la maggiore in questo concorso. È già 2 su 4. Sono molto onorato di tutto ciò. Sei della Vergine? Sì, abbastanza. Anche l'ascendente. Allora, la numero 5... e Martina Colombatto, la numero 5. Martina ha 17 anni, è alto 1,78 m, è del segno zodiacale dell'Ariete e proviene da una località che giuro è la prima volta che sento, che è Varisella, ma esiste? No, anch'io, è la prima volta. Poi ci faremo spiegare se esiste e dove si trova. È studentessa di liceo linguistico, ha partecipato a Miss Padania e a Miss Grand Prix. Esercita anch'essa la professione di modella e fotomodella, fa danza hip hop, va in palestra, legge e di se stessa dice di essere solare. Complimenti Martina. Complimenti anche a Martina. Crescono ste ragazze. Davvero. E adesso è la volta della numero 6, Veronica Davoglio. Veronica, eccola qui, benvenuta. Buonasera Veronica. Veronica ha 22 anni, è alta 1,75 m. E anche lei del segno della Vergine, quindi... Ma io non c'entro nulla, non ho coercito... Non c'entro nulla qui, sì. Lei arriva da Chieri, fa l'hostess e anche lei fa la fotomodella come passione. Le piacerebbe fare la presentatrice e anche lei ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Invece dice di sé che è determinata. E anche è testarda. Molto... È testarda. È tipico del nostro segno zodiacale, la testardaggine e la determinazione. Che però sono qualità importanti. Molto importanti. Brava Veronica. Bello l'abbinamento scarpa rossa con l'abito nero. Rouge et noir, citando Stendhal. Sfruttiamo un po' di cultura, diciamo. È giusto. E passiamo alla numero 7. Una sedicenne, la piccolina. La piccolina del gruppo. Perché diciamo che per partecipare a Miss Mondo bisogna entrare in una fascia d'età che è il 16-25 anni. Lei è Roberta Poccafassi, 16 anni, mi viene da dirlo la Fiorentina, 16 anni, alta 1,72 m, è del segno dell'Acquario, risiede a San Mauro Torinese, è studentessa di liceo linguistico, ha partecipato tra i concorsi ufficiali a Miss Padania e Miss Grand Prix, è fotomodella, lavora anche come ragazza immagine, studia recitazione. E di se stessa dice di essere molto sincera, come cantava Risa qualche anno fa, sincerità. Sincerità. E dire che Roberta se la cava con sincera estrema disinvoltura. Sincera è anche molto bella. Molto bella, volta. Brava. Certo che fare ste scale con sti tacchi non è facile. Non deve essere facile, meno male che non dobbiamo farlo noi. No, vabbè. Giusto? Proseguiamo allora Riccardo. Sì. E adesso
è la volta della numero 8. Paola Texteira. Ho nominato giusto? Benissimo. Sono stata bravissima. È una bella bellezza mulatta. Lei ha 26 anni, è alta 1,71 m e del segno zodiacale dell'Ariete. Vive a Torino, come lavoro fa l'estetista, ma anche per passione la modella e la fotomodella, e dice di sé di essere molto simpatica e determinata, quindi anche lei ha un carattere molto forte. Beh, la determinazione è una peculiarità che le nostre ragazze si autoassegnano con una certa costanza ed è un aspetto positivo. Sì. Anche perché è vero che è un gioco, però per partecipare a questo gioco che può diventare importante come Miss Mondo, una sana determinazione non può che fare bene. Complimenti Paola. Certamente. E grazie. Grazie. Ancora Paola. Beh, devo dire che ci sono bellezze proprio di vario tipo, eh? Sì, spaziamo. E ritorniamo alle nordiche, perché la numero 9 si chiama Christel Sanarico. Eccola, Christel. Ecco Christel, benvenuta. 24enne, lei è vercellese. Dal nome avrei detto anche dall'aspetto somatico più Francoforte sul Meno, Amburgo, invece di Vercelli. Di Vercelli. 1,75 m la sua altezza, Capricorno il suo segno zodiacale. Lei è studentessa di giurisprudenza ma lavora presso uno studio legale. Ha partecipato a Miss Padania, fa la modella, la fotomodella, studia recitazione, ama viaggiare e di se stessa dice di essere permalosa ma anche sincera. E voilà. Notare la determinazione con cui sfila Christel. Anche di questa ragazza. Di questa ragazza, vero? Ebbene, adesso arriviamo alla numero 10. Lei è Carlotta Angelillo. Ciao Carlotta. La nostra 18enne, buonasera Carlotta. Carlotta ha infatti 18 anni, è alta 1,72 m ed è il segno zodiacale del Sagittario. Vive ad Orbassano. Pratica la danza come hobby, ma fa anche la modella e la fotomodella. Dice di sé di essere estroversa e testarda. Un po' testarda. Un po' testarda, ma anche estroversa. Molto sorridente. Altre due qualità importanti. Carlotta, assolutamente sì. E voilà, con passo fe... Guarda con quale facilità affronta queste scale. Brava Carlotta. Complimenti. Abbiamo l'altra piccolina dello staff di Bellezze Miss Mondo, un'altra 16enne. Lei si chiama Martina Ramundo, la numero 11. Buonasera Martina, ben arrivata. Buonasera. Martina è alto 1,70 m ed è il segno zodiacale del Cancro. Tu di che segno zodiacale sei, Stefania? Pesci, sono un pesciolino. Sei un pesciolino. Che non è ancora arrivato. No, ma secondo me arriverà, anzi lo vedo già. Lei abita, anzi risiede, in una località che anch'essa a me è abbastanza sconosciuta, Virle, non me ne vogliono gli amici di Virle, ammetto la mia ignoranza in merito. Data la giovane età, ancora studentessa, liceo artistico, però partecipa ormai da tempo a importanti concorsi di bellezza, tra cui New Model Today e Miss Reginetta d'Italia. È indossatrice, modella, fotomodella, pratica danza, ama disegnare moda, di se stessa dice che è solare, vivace e pur ambiziosa. Bel trittico. Molto bene. Complimenti Martina. E adesso passiamo alla numero 12, Carelia Moure. Eccola qua, Carelia. Carelia, la numero 12. Ciao, benvenuta. Non ho sentito bene l'applauso, ragazzi. Avremo piacere. Voi dal pubblico, anche a casa applaudiranno. Voi dal pubblico dovete applaudire. Esatto. Lei ha 17 anni, quindi molto giovane anche Carelia, è alta 1,72 m ed è segno zodiacale dei Gemelli, è residente a Venaria Reale, è stata anche lei Miss Granata, Miss Grand Prix, insomma ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Miss Granata, dove l'hai visto Stefania? Ah scusami, ho letto male. No, qui l'ho scritto veramente in aramaico, ah, non ecco, è colpa ecco, tua. Allora non è colpa mia. Fa la fotomodella, l'indossatrice. E dice di sé di essere molto socievole. Socievole e istintiva. Istintiva. Carelia amore. Ok, Miss Granata non mi è dispiaciuta. Allora, la numero 13, che chiamiamo su questo palcoscenico, Andrea Bencea. Spero di aver pronunciato bene il tuo nome, Andrea. Una risposta, di verità ci acconsento. Ecco. Andrea, 22enne, alto 1,70 m, prova a dire di che segno zodiacale è. È un pesce. No, è della Vergine, pure ah, lei. Ecco.
4-0. E di Rivarolo Canavese. E è un mestiere normalissimo, fa l'impiegata, cioè per fare Miss Mondo non bisogna obbligatoriamente, già basta. Importante avere anche altre caratteristiche. È vincitrice ancora in carica di Miss Romania in Italia 2012, quindi abbiamo già una Miss. Fa anche la fotomodella, l'indossatrice, la comparsa cinematografica, ama disegnare, di se stesso dice di essere socievolissima e permalosissima, che sono due componenti proprio base del segno della Vergine. Io ne so qualcosa. Ecco, tu che sei della Vergine ne sai qualcosa. Molto bene, Andrea, grazie. Grazie. Possiamo accompagnare l'uscita anche con uno spontaneo battito di mani, grazie. E proseguiamo con la numero 14, Michela Ioana. Ecco Michela. Ciao Michela, benvenuta. Michela ha 25 anni, è alta 1,75 m, è un pesce, hai quindi visto? Come me è arrivato anche il mio segno zodiacale, è giusto. Fa l'hostess, l'indossatrice, la fotomodella, quindi è una ragazza molto impegnata. Anche lei ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza. Pratica la ginnastica artistica, le piacerebbe viaggiare e dice di sé di essere sicura e testarda. Bravissima! No, perché lei sta leggendo cose scritte da me, alle volte non le capisco io. Non è facile. No, credevo dicessi il Miss Nero Azzurro adesso. È molto arduo anche il mio compito, devo dire. Michela Ioana, complimenti. Grazie. Allora, e siamo alla penultima ragazza di questa prima tornata, la numero 15. Lei si chiama Francesca Pinaffo. Ecco la nostra Francesca. Altissima. È, è imbarazzatamente alta. Sì. 1,83 m, 21enne, segno zodiacale del leone. Lei viene da un paese che è Cornegliano d'Alba, quindi provincia di Cuneo. È studentessa in giurisprudenza. È stata finalista di Miss Grand Prix e Miss Italia. È modella, indossatrice e fotomodella. Ama leggere e rappresenta il pieno la sua solarità. Notare anche lei la dimestichezza che ha nel fare questa scala. Ma secondo te l'indossatrice, no? Quando stanno a casa propria, cioè hanno scarpe normali o camminano sui tacchi anche quando... Secondo me si esercitano, sì, vero? Un pochino. Anche quando ramazzano, sì. Dici usano i secondo tacchi. Secondo me sì. Arriviamo adesso all'ultima concorrente, la numero 16. Lei è Clarissa Rodio. Mi auguro di averlo pronunciato nel modo corretto, con l'accento corretto. Certo. Lei ha 19 anni, è alta 1,75 m ed è il segno zodiacale della Vergine. È incredibile, veramente. È incredibile. Qualcuno potrebbe pensare a qualche casualità. Studia giurisprudenza, come hobby fa la modella, pratica il nuoto. A me lo chiedi? Chiedilo a lei. E dice di sé di essere molto simpatica e vivace. Anche perché la nostra Clarissa viene da Bologna. Ecco. È bolognese. Sono molto simpatici. Come potrebbe non essere vivace e simpatica? Complimenti, Clarissa. Complimenti. Ambrodox.com, oppure potete contattare direttamente l'azienda al 347-2386-233. Ambrodox è anche allevatore, esperto qualificato e stimato di dog de Bordeaux e bull terrier. Contattate quindi con fiducia Ambrodox al telefono, ve lo ricordo, 347-2386-233 o consultando il sito web www.ambrodox.com. Quindi andiamo tutti a visitare il sito di questa speciale azienda e adesso noi proseguiamo con la nostra serata e io richiamo naturalmente qui con me sul palco Riccardo. Eccolo qui. Eccolo. Grazie. Allora, cara Stefania, bene. Ho dato un'occhiata a quello che sta venendo dietro e credo che i nostri giurati, il pubblico presente nel teatro di Posa e il pubblico presente a casa avranno di che appagarsi la vista. Assolutamente. Anche perché le 16 ragazze che questa sera, ribadiamolo ancora una volta, che sfilano, sono coloro le quali hanno vinto le fasce durante tutto il percorso di quest'anno.
Prima le abbiamo viste vestite in maniera casual, con la maglietta Born to be a Miss, invece adesso le vedremo indossare degli abiti veramente speciali. È una stilista, lei ama definirsi sarta, come tutti i grandi stilisti amano il termine sarta. Sto parlando di Dana Design, che sta seguendo Miss Mondo Italia Piemonte 2013 e ha realizzato un abito più bello dell'altro per ogni singola ragazza, quindi vedremo veramente, sarà un appagamento per gli occhi. Per i nostri occhi, giusto? Per i nostri occhi, certo. E in più sono anche molto attaccate le ragazze con abiti molto lunghi. Vediamo. Non vediamo l'ora di vederle. Non vediamo l'ora di vederle. Okay. E allora, partiamo con la sfilata delle nostre Miss. Yeah! E chiamiamo la numero uno, Federica Toss. Un applauso per Federica. Abito principesco, oserei dire. Federica Toss, ragazza numero uno. Noi ribadiamo spesso l'abbinamento nomi delle ragazze con i numeri anche per agevolare il compito dei nostri giurati, la giuria tecnica, la giuria di qualità, che questa sera decreterà le ragazze che dovranno andare a Gallipoli e, chi lo sa, magari anche in Indonesia. Noi ce lo auguriamo, naturalmente. Io apprezzo lo sforzo di Federica nel camminare su questi trampoli, questo abito meraviglioso. Davvero. E beh, un altro abito splendido, la nostra Giulia Attanasio, la numero due. Beh, succede ragazzi, succede anche nelle passerelle di Parigi, anche al Festival di Sanremo. Dappertutto. Ovunque, perché anche noi no, ecco, cioè, giusto. Notare la disinvoltura di Giulia, che è molto sorridente. E anzi. E voilà, un applauso a Giulia Attanasio, numero due. Grazie Giulia. E adesso è arrivato il momento della numero tre. Lei è Carolina Aliberti. La Carolina, diciamo, è andata un po' meglio, ha un abito un po' più corto. Vede dove va a parare. Decisamente, ecco. Sì. Complimenti a Carolina, ma complimenti a Dana Design, che ha realizzato 16 capolavori. Meraviglioso, veramente. Voilà. Complimenti Carolina, Carolina Liberti, la numero 3. E a schiaffo presentiamo la numero 4, Glidiola Asulai. Ecco Glidiola, che ritorna con questo abito da sposa meraviglioso. Anche perché oltre agli abiti di Dana Design, gli abiti da sposa sono offerti da una grande maison, un atelier che realizza abiti da sposa prestigiosissimi, anch'essi partnership di Miss Mondo, stiamo parlando di Magnani Spose. Non sprechiamoci in avarizia di applausi, perché dietro questi abiti c'è un lavoro straordinario, anche l'abbinamento degli abiti in base alle ragazze, alle personalità, insomma c'è un lavoro. C'è un grande lavoro di backstage. Di backstage, quello che dici tu, sono d'accordo. E adesso è arrivato il momento della numero 5, lei è Martina Colombatto. La nostra 17enne. Un aperitivo, non so, al caffè del Mar di Ibiza o anche in un chiosco acciariale, molto va leggero, bene, molto leggero, più facile per la nostra Miss in qualche modo. Assolutamente sì. Complimenti a Martina e complimenti anche a lei. E adesso è arrivato il momento della numero 06, lei è Veronica Davolio. Thank you.
abito da sposa, anch'esso firmato da Magnani Spose, abiti da sposa in esclusiva. Che belle sposine che abbiamo, eh? Tutte molto belle, sì. Grazie Veronica, complimenti. Grazie. E passiamo alla numero 07, con un abito firmato Dana Design, Roberta Poccafassi. Molto particolare anche questo abito. Molto, sì. Un po' troppo coperto dal di dietro, non trovi? Sì, infatti. Un effetto non vedo, non vedo. Esatto. Abito di gran gala, assolutamente. Notate il presidente di giuria, Lele Boccardo, che si sta togliendo e mettendo gli occhiali, come colpito da un colpo di nervosismo. Mi raccomando, presidente, eh? Complimenti, Roberta. Complimenti. E adesso abbiamo la numero 8, Paola Texteira. La nostra bellezza mulatta. Bellissima anche Paola. Ok, molto bene, grazie Paola Texteira, grazie, numero 8. E vi presentiamo, vi ripresentiamo la numero 9, Christel Sanarico. Grazie Christel, numero 9. Numero 10, lei è Carlotta Angelillo. Sì, stanno sì, facendo sì, al meglio il loro lavoro, come è giusto. Come è giusto che sia così. Voilà, bravissima. Brava Carlotta. Bella e brava. La numero 11. Lei è Martina Ramundo. Martina Ramundo, l'altra sedicenne. L'altra piccolina di queste miss. Questo ritmo un po' tribale. Proseguiamo. Proseguiamo con la numero 12, mentre lasciamo che Martina esca dal palcoscenico. La numero 12, Carelia Mure. Thank you.
Grazie Carelia, bellissima. Grazie. E abbiamo la numero 13, cara Stefania. Andrea Benchea. Andrea. Però, molto scenica, molto teatrale. La nostra Dana Design abbina spesso e volentieri la teatralità negli abiti che lei stessa disegna e realizza. Con i suoi outfit. Sì, che sarebbero gli outfit? L'abbigliamento in toto. Outfit. Bella disinvolta la nostra Andrea Benchea, la numero 13. È con questo abito da pomeriggio, da mercato, poi col fustino a picchiettare. La numero 14, Michela Ioana. Grazie Michela, la numero 14 e voilà. E in arrivo la numero 15, Francesca Pinaffo. Francesca Pinaffo, la numero 15, con un abito, beh, direi che si commenta da solo, un abito meraviglioso. Frizzante. Colorato. Colorato. Francesca Pinaffo, la numero 15, e chiudiamo in gran bellezza sotto ogni punto di vista con la numero 16, Clarissa Robbio. Una ragazza di Bologna. Questa a passeggiare una ragazza come Clarissa per Piazza Maggiore a Bologna, con un abito di questa bellezza, darebbe altresì lustro alla piazza. Ebbene, e con Clarissa abbiamo terminato le sfilate delle nostre fanciulle. Io credo che si meritino un doppio applauso per la sfilata di prima, quella di adesso. Quella di adesso. Ricordiamo che le nostre 16 meraviglie sono state vestite per l'occasione e appositamente per ognuna di loro è stato creato un abito delle nostre due maison, che sono Dana Design e Magnani Spose, insomma, e credo che la bontà degli abiti sia negli occhi di tutti. E a proposito di sponsor, io colgo l'occasione, Riccardo, per parlare a tutti coloro che sono qui in teatro, ma anche a coloro che ci seguono da casa, di Restart, la bevanda di cui parlavamo prima e che già ci aveva accennato Chiara. Vi chiedo ancora un po' di attenzione per Restart, perché continua con grande successo di televoti il concorso dentro al concorso organizzato appunto da Restart, in collaborazione naturalmente con noi di 7Live. Sul sito www.7live.biz sono state pubblicate in un'apposita sezione alcune proposte pubblicitarie per la futura campagna di Restart. Il pubblico, accedendo al sito e visionando le differenti opzioni, potrà televotare via web
quella che maggiormente gli piace. Ma non è tutto qui. La campagna più votata premierà i propri stessi votanti. Il concorso terminerà il 15 di giugno del 2013, ovviamente, e quindi l'info sui premi, il regolamento e le informazioni sono sul nostro sito ufficiale www.semelive.biz, per cui andate a leggere bene come funziona questo concorso. Ci sono in palio dei premi Restart, non perdetevi questa grande occasione che terminerà fra poco, e quindi appuntamento su www.7live.biz con 7Live Restart. E voilà, e mentre noi andiamo a assaggiarci una Restart, così ci rinfreschiamo anche un po', il presidente di giuria, se non erro, ritirerà le schede, giusto? Esatto. E poi si faranno i conteggi. I conteggi. E dopo andremo a vedere come va a finire. Esatto, e adesso vi lasciamo di nuovo per qualche minuto di pubblicità. A fra pochissimo con me e Riccardo. A frappè! Bevo Restart perché la mattina dopo sono un fiore. Restart e riparti alla grande. Restart. Let's restart. Per tutte le esigenze di trasporto, due noleggi e furgoni piccoli, medi e grandi, centinati, boxati con o senza pedana caricatrice, furgoni frigo, cassonati fissi e ribaltabili, carro attrezzi, gru, pulmini, vetture e molto altro. Due noleggi ad Avigliana in corso Torino 96 e a Rivoli in corso Francia 224F. Da due noleggi è anche disponibile un competente servizio di vendita di veicoli industriali, commerciali e autovetture di tutte le marche. Ritornati a tutti. Ben ritrovati. In questi minuti che ci siamo divisi, qui c'è stato un grande lavoro, perché io con me, cara Stefania, praticamente le vincitrici della serata. Bene, è stato hai un il foglio importante, molto quello importante, che scotta. Quello che, infatti, ho difficoltà quasi bruciando a toccarlo. Però prima di procedere con la menzione delle ragazze che hanno vinto i primi tre posti di Miss Mondo e poi le Miss dei nostri partnership, avrei piacere di scambiare due simpatiche chiacchiere con l'ospite d'onore della serata. È un gran piacere averti con noi, di questo ti ringraziamo. Abbiamo il leader storico della nota band I Nuovi Angeli, cappeggiata da Valerio Liboni. Un applauso, Valerio. Ciao. No, no, ci parliamo. Hai il microfono, Valli? Eccolo. Sì. Perfetto. Buonasera. Buonasera, Valerio. Come va? Bene, tu? Lei è molto bravo, Pellegrini, anche la sua... Grazie, Liboni. Co-presentatrice. Sì. Grazie. Siete stati molto bravi. Grazie. Allora, ragazze, sono tutte bellissime. Ecco, e quindi facciamo un caloroso applauso a queste ragazze. La domanda che volevo porti, visto che tu oltre ad essere un musicista sei anche un noto estimatore della bellezza femminile, avrei piacere, come hai espresso, un'opinione sincera delle nostre ragazze. Ma io le ho trovate tutte quante molto affascinanti, fresche, giovani, sorridenti quasi tutte, e credo che avranno una luminosa carriera. Beh, detto da Valerio Liboni, è stato sì, ottimo. Avete scelto veramente bene. Dov'è il patron della manifestazione? Voglio fare i complimenti anche a lui per la scelta di queste ragazze, che sicuramente vedrai faranno fare bella figura al Piemonte, credo, no? Rappresentano noi. Allora, un applauso anche per l'organizzatore. Claudio Azzolini, patron di Miss Mondo Regione Piemonte Lombardia. Un applauso doveroso anche per Claudio. Assolutamente. Valerio? Mi hanno detto che hai già iniziato la tournée con I Nuovi Angeli e proseguirai per tutta l'estate. Questa battuta è un po' interessata, devo mi dire. Mi hanno detto, ho letto sì, da qualche infatti, parte. Sì, esatto. Tutto bene? Sì, tutto bene, lo sai benissimo anche tu. Il tuo nuovo cantante ti piace? Sì, mi piace molto. Anche la scelta della canzone di stasera. Stasera però voglio fare una precisazione. Dica. Musicale. Just the way you are è sì cantata da Barry White. Bravo. Ma
chi l'ha scritta è Billy Joel. Bravissimo Valerio, bravo, bravo, giusto. Doverosa precisazione. Certo. Grazie Valerio Liboni. Grazie, grazie. Grazie a voi per avermi invitato. E vorrei scambiare due amate chiacchiere anche con il presidente di giuria, Lele Boccardo, che è stato investito, facciamo un applauso anche a Lele, è stato investito non da un pullman, da un bus di linea, ma dalla responsabilità di addossarsi i panni del presidente di giuria. Io so che Miss Mondo ti ha cambiato, ma è vero che Miss Mondo cambia la vita? Ma forse io e te siamo la prova vivente di questo. Sì. Cambia la vita, sì. Cambia la vita, un'esperienza, certo, molto interessante e molto coinvolgente. Bene, bene. Quindi prossimamente ancora con noi? Me lo auguro, se il patron ha apprezzato il nostro lavoro a questo punto. Il titolo del tuo libro? Un futuro da scrivere insieme, edito da Seneca Edizioni. Grazie, Lele Boccardo. Grazie. Allora, e io vorrei chiamare sul palcoscenico colui il quale da un anno porta avanti, come meglio non potrebbe, Miss Mondo 2013, la sfida italiana, Piemonte e Lombardia, il patron, Claudio Azzolini. Un applauso a Claudio. Che successo, che successo. Ciao Claudio. Allora, mettiti in mezzo. Benvenuto, benvenuto. Ecco, stai in mezzo. Allora Claudio, abbiamo un microfono per Claudio? Purtroppo non abbiamo un microfono, ma... Ah, ecco, cioè, potremmo averlo. Vado, no, ce subito a recuperarlo, grazie, Riccardo. E voilà. Ecco a te. Vediamo, funziona, sì. Domanda di rito, Claudio. Dopo Buonasera un anno di Miss Mondo, un computo, un tuo risultato, un tuo bilancio. Dopo un anno di Miss Mondo dovremmo ringraziare tutti coloro i quali ci hanno sopportato, a partire dai genitori delle fanciulle che ci seguono e che ci danno ampio margine nel seguirci in tutte le nostre serate. Un ringraziamento speciale va ovviamente alla nostra giuria, ai nostri partner, senza i quali non sarebbe stato possibile tutto ciò. Certo. I ringraziamenti sono doverosi verso tutti, come ho detto, dalle signorine, ai nostri sponsor, ai nostri partner, a chi ci ha ospitato, ma soprattutto due persone in particolare, anzi tre persone. Uno è un ringraziamento particolare ad Amir Laff, un ringraziamento particolare a Martina Molinari di United e un ringraziamento a te. No, vabbè, grazie. Un applauso. E non era preparato, grazie Claudio. Bene, che sia, come noi definiamo questo anno, un anno di palestra per poi andare avanti. Ok, bene. Io direi che è giunto il momento di vedere i nostri 16 gioielli. Li richiamiamo tutte sul palcoscenico. Quindi le 16 ragazze che stasera si contenderanno i primi tre posti di quest'ultima serata di Miss Mondo Regione Piemonte. Prego ragazze. Un applauso alle ragazze, noi ci mettiamo qui nell'angolo. Eccole qua, le 16 perle che rappresenteranno, che hanno rappresentato la bellezza made in Piemonte. Le 16 protagoniste. Le 16 protagoniste, le 32 gambe 32. Allora, signori, siamo giunti nel momento clou, cara Stefania. La tensione. Quello proprio clou, quello più importante, emozionante. Si fa palpabile l'emozione. Sì. Però per creare ulteriormente il pathos giusto, io prima di annunciare con Stefania e Claudia Azzolini quelle che sono le tre ragazze che questa sera sono arrivate ai primi tre posti, vorrei premiare le ragazze abbinate ai nostri partnership. Noi le chiamiamo le fasce speciali. Inizierei con Lady Palestre Torino a premiare Luciano Gemello. Un applauso per Luciano. Ricordiamo che le palestre Torino sono senza ombra di dubbio il marchio di palestre più importante della nostra città, varie sedi a coprire tutta la nostra amata Torino. Grazie, grazie per essere con noi, è un grande piacere. Grazie Luciano. E grazie per aver creduto in Miss Mondo. Questo lo diremo singolarmente ad ognuno perché per noi è veramente molto importante. Lo vuoi dire tu, cara Stefania, chi è Lady Palestre Torino?
Lady Palestre è Crystal Sanarico. Crystal Sanarico, la numero 9. Eccola. La numero 9, premiata da Luciano. Luciano Gemello che... Vediamo come se la cava. Vediamo come se la caveranno tutti. Ecco. Nel... Luciano ha fatto... Insegnare queste parti. Ha fatto un corso di pronto soccorso. Adesso sta tentando di metterlo in atto. Ok, grazie all'intervento di Claudia. Grazie Luciano, rimani con noi, rimani con noi. Allora, adesso passiamo invece... Passiamo un altro fascio speciale. A no? Lady Mazzetti d'Altavilla. E premia... Corrado Iozzelli. Corrado Iozzelli. Di Ortopedia Atena, ecco Corrado. Tra l'altro la ditta Mazzetti d'Altavilla è una delle più prestigiose linee, uno dei più prestigiosi brand di distilleria di grappa che abbiamo in Italia. Un marchio di grande qualità portato in giro per tutto il mondo. Eccoci qua Corrado. Allora, Corrado Iozzelli, tu dovrai premiare la signorina... Numero 13, Andrea Bencea. Bencea. In versione burlesque. Di che giorno d'oggi burlesque è un'arma a doppio taglio. Un'altra fascia. Aiutalo Claudio perché qui veramente ragazzi siete tutti ottimi imprenditori, ma affasciare le ragazze, eh? Un altro compito arduo. Allora, andiamo avanti. Lady Viasat, l'azienda leader nella sicurezza e nella tecnologia legata alla sicurezza. Premia Roberto Cortesi. Roberto Cortesi, rappresentante di Viasat. Premierà la numero 4 che è Glidiola Azulay. Lady Viasat. Con quanta disinvoltura lui ha messo la faccia. Adesso io chiamerei il presidente di giuria Lele Boccardo con noi che darà il premio Lady Viaggi e Sapori. Viaggi e Sapori è una struttura online che si occupa di divulgare come meglio non potrebbe quello che avviene nel nostro amato paese abbinato al viaggio e alla cultura enogastronomica. E Lady Gusti e Sapori va alla numero... La numero 14, Michela Ioana. Michela Ioana, Lady Gusti e Sapori. Eravamo all'ultima fascia, no Riccardo? Sì. Di quelle speciali. E adesso invece, signore e signori, andiamo a vedere quali sono le tre classificate nelle fasce ufficiali di Miss Mondo Italia, finale Regione Piemonte. Siamo proprio alla fase di maggior tensione. Allora, la terza classificata... Scusa. Prego. Mi interrompo, ma c'è ancora una fascia del gruppo United. Ah, ok, perdon. Ok, scusami Claudio. Abbiamo ancora una fascia speciale, giusto? United, quindi la giuria tecnica. Chi la dà però? Martina Molinari. E voilà, la nostra Martina. Un applauso anche a Martina. Chissà una donna come se la cava a facere le ragazze. Vogliamo vediamo chi vince nomenclare allora chi ha vinto. Fascia ed è sempre lei, Glidiola Azulay. Doppia fascia. All'unanimità. Un'altra fascia per Glidiola. Ok, grazie. Glidiola molto premiata. Se lo merita del resto. Assolutamente. Allora, signore e signori, la terza classificata della fascia ufficiale di Miss Mondo 2013 Regione Piemonte verrà consegnata, anzi infilata, da Luca Borsato. E la terza classificata, lo diciamo insieme Riccardo, è Clarissa Rodio. La nostra bella bolognese. Complimenti Clarissa. Complimenti. Abbiamo la premiazione di Luca. E voilà. Ah, tra l'altro. E proseguiamo con la seconda classificata. La seconda classificata
verrà premiata dal maestro Valerio Liboni. Donna felicità non ha l'amore, quale? Oppure ragazzina, oppure ragazzina. Ecco Valerio in arrivo. Ecco Valerio in arrivo. Allora, la seconda classificata è Carelia Moure. Carelia Moure! Un punto solo tra la seconda e la prima. Sì, lo diciamo. Valerio, hai una disinvoltura straordinaria. Valerio, rimani con noi, per favore. È stato bravissimo. Si mette qui accanto. Qui, qui accanto agli altri giurati. E adesso è arrivato il momento della prima classificata, Riccardo. Signore e signori, prima classificata in questa importante serata, premiata da Claudio Azzolini e da Lele Boccardo, il gatto e la volpe. Pensate che la prima classificata rispetto alla seconda ha avuto un margine di un voto in più, il voto che l'ha fatta vincere stasera. Quindi questo va a testimoniare quanti voti fossero vicini, molto vicini questa sera. The winner is Carolina Aliberti. Lele, ci sono i fiori. Complimenti Carolina. O Claudio, prego. Un omaggio floreale e quanto mai d'uopo. Complimenti Carolina. Complimenti davvero a questa ragazza che è riuscita ad aggiudicarsi questa fascia. Bene, e noi, signori. E noi, insomma, adesso dobbiamo proseguire con la nostra serata, abbiamo ancora dei ringraziamenti sì. da fare. Allora, prima di fare i ringraziamenti, noi adesso chiameremo le sei miss che rappresenteranno la regione Piemonte alla finale di Gallipoli. E sono le seguenti: Carolina Liberti, Cristel Sanarico, Martina Ramundo, Clarissa Rodio, Federica Tos e Carlotta Angelillo. Ecco le sei ragazze, complimenti. Loro sei. Eccole qui. Ragazze, rappresentateci al meglio. Contiamo molto su ogni singola persona, ok? Portiamo avanti Miss Mondo Piemonte. E chi lo sa, magari a sto giro incoroniamo una vincitrice italiana, non sarebbe niente male. Bene, e adesso è giunto il momento di fare dei doverosi e quanto mai sentiti ringraziamenti, cara Stefania. Giusto, e io prima ricordo ancora a tutti voi, prima di congedarvi, che Seven Live questa sera ha un altro importante sponsor, Ciocchi, la fontana di cioccolato del terzo millennio. Non vediamo infatti tutti l'ora di, insomma, andare a provare questa fontana di cioccolato. Ciocchi è veramente delizioso e stasera sarà offerto a tutto il pubblico, a tutti noi, alle nostre splendide miss e a tutto lo staff. Prima vi devo però ricordare che Ciocchi, la fontana di cioccolato, è indicata per ogni genere di evento, feste private, catering, bar, ristoranti e fiere, e per la sua bontà in milioni di occasioni. Ed ora è anche possibile affittare Ciocchi. Per informazioni visitate il sito www.ciocchi.biz o chiamate il numero 011 088 20 088. Quindi insomma adesso noi andremo a provare questa fontana di cioccolato, siamo addirittura d'arrivo, ma abbiamo ancora tanti ringraziamenti e parto ovviamente dallo staff e regia Rete 7, un applauso. E poi, Ricky, l'altro dillo tu. E poi l'organizzazione di questo programma che tu conduci con maestria, che sta ottenendo un grande successo, di questo ti faccio grazie. I miei più sentiti complimenti. Quindi Stefania Girardi e tutta l'organizzazione di Seven Line TV. Grazie. E poi ringraziamo anche l'organizzazione, invece qui sei tu e tutto il tuo staff, di Miss Piemonte e Lombardia. Grazie. E come non ringraziare l'agenzia di Model Management, non solo Fashion, per la direzione artistica.
Ringraziamo anche tutta la giuria tecnica di questa sera. La United, che questa sera è stata rappresentata dai responsabili dei vari punti, se mi permetti li vorrei citare, il punto di Torino, gestito da Elia Piatto, Unite di Asti da Enzo Varca, Unite di Rivarolo da Sabrina Cellai, Unite di Cuneo con Armando Chiara e Unite di Rivoli di Luca Brogiato. Quindi grazie anche a tutti loro. Ad ognuno di loro. E poi i partner regionali di Miss Mondo, coloro i quali sono stati realmente determinanti per la buona riuscita della nostra manifestazione. E allora Unite Group by Franco Curletto, Via Sat, Magnani Abiti da Sposa, Wedding Planner for You, Dana Design, Mazzetti d'Altavilla, Viaggi e Sapori, Le Palestre Torino, Belle Essenza e la nostra splendida truccatrice Vittoria Corona, ex Miss Italia, ora in esclusiva con Miss Mondo Piemonte. Grazie. Bene, abbiamo ringraziato tutti. Autoringraziamoci. Ci ringraziamo anche io e Riccardo. E io invece vi aspetto per le prossime puntate di 7 Live, lo show dei talenti. Non perdetevi la prossima puntata, perché sarà dedicata ai gruppi musicali. E noi, Miss Mondo, insomma, auguriamo a tutte le ragazze che vada bene questa esperienza e facciamo tutte loro un grande in bocca al lupo. Un grande in bocca al lupo. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao. Ciao, alla prossima, grazie. Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé.